La ricerca storie di valore nasce in Unicredit ed è stata portata avanti da Valore D per far sperimentare alle nostre aziende associate una modalità nuova per identificare storie significative di crescita professionale in azienda. Attraverso la metodologia dello storytelling è stata data ai partecipanti la possibilità di raccontare esperienze significative della loro vita professionale in azienda e attraverso il racconto le persone hanno colto gli aspetti positivi e di insegnamento. A partire dalla primavera 2016 la ricerca ha visto la partecipazione di un gruppo di uomini e donne con molteplici profili professionali e di diversi settori. Nelle 7 aziende che hanno partecipato a questa ricerca sono state raccolte più di 80 storie di valore. Il modello per la conduzione e le analisi delle interviste è stato strutturato su 5 assi di indagine. Gli ambiti in cui è inserita l'esperienza professionale, le situazioni raccontate che indicano i momenti di svolta nella carriera, le risorse a cui le persone possono attingere per risolvere le situazioni, le attitudini, cioè le caratteristiche personali e i fattori motivazionali, e infine le competenze, che indicano le capacità tecniche e le soft skills. Vediamone ora qualcuna in dettaglio. Sono diverse le situazioni che le persone hanno raccontato e riconosciuto come momenti di svolta per la propria carriera. Tra le situazioni raccontate più spesso c'è la relazione con i propri collaboratori, ad esempio quella con il proprio capo, che diviene un elemento e un momento determinante per la crescita professionale. Il capo può diventare un mentor, può favorire l'empowerment e aprire nuove strade all'interno dell'azienda, così come può diventare un vero e proprio ostacolo per la crescita professionale. Un'altra situazione raccontata è l'integrazione in un nuovo contesto. Infatti spesso viene chiesto di trasferirsi in un nuovo paese, in una nuova città. Dalle storie emerge che le persone hanno a volte delle difficoltà ad ambientarsi in un nuovo contesto, ma se questa situazione viene gestita positivamente può rappresentare un momento di sviluppo per la carriera. Per le donne intervistate la maternità rappresenta un momento delicato nella propria carriera professionale. Questo può comportare un adeguamento a nuovi ruoli e nuove scrivanie. In aziende con una cultura che include senza discriminazioni i lavoratori e i genitori a tutti i livelli gerarchici, i numeri confermano una maggiore parità di genere fino ai livelli executive. Infine c'è un'altra situazione che viene spesso riconosciuta come un momento di crescita e di sviluppo, l'insoddisfazione per il proprio ruolo, che può essere l'inizio di una ricerca di nuove sfide. La funzione delle risorse umane gioca un ruolo importante di ascolto e indirizzamento. Se gestito positivamente, l'insoddisfazione delle persone può diventare una spinta importante per un cambiamento riuscito. Ascoltando le storie, sono emerse 4 risorse principali alle quali le persone hanno potuto attingere per risolvere la situazione o che, al contrario, sono state riconosciute come mancanti. Il networking è fondamentale. Le relazioni coltivate in diversi ambiti possono rappresentare una risorsa inaspettata ma molto utile. Mentoring e coaching sono risorse di grande potenza. Avere un role model all'interno dell'azienda, un mentor dentro o anche fuori, oppure la possibilità di fare un percorso dedicato di coaching, sono stati citati come strumenti importanti per volgere in positivo una situazione critica. In generale, la formazione, l'attitudine all'apprendimento, il self-development sono leve cruciali per fare il salto. Dalle storie emerge come la formazione in particolare sia una risorsa in grado di smuovere momenti di stallo professionale. Dalle storie emergono caratteristiche personali e fattori motivazionali che sono alla base del comportamento agito. Emergono alcune caratteristiche trasversali tra uomini e donne, come entusiasmo, passione, resilienza e, a dispetto degli stereotipi, anche coraggio, determinazione e attitudine al rischio. Alcune delle donne intervistate riconoscono invece come la loro mancanza di assertività sia stata penalizzante, mentre altre donne riconoscono di essere più legate al senso del dovere, alla disponibilità e alla tolleranza. Lasciamo ora la parola ad alcune aziende che hanno partecipato alla ricerca per raccogliere le loro impressioni.
della ricerca proposta sicuramente ci ha incuriosito la metodologia adottata, perché lo storytelling dà la possibilità di conoscere meglio simboli, valori, significati e idee di una cultura aziendale attraverso proprio i racconti delle persone che la vivono quotidianamente. Attraverso i racconti si percepisce la cultura che AXA vuole trasferire a tutti, ovvero la valorizzazione delle risorse, delle persone e il ruolo che esse stesse ricoprono all'interno dell'azienda. È importante appunto mettere al centro il collaboratore con i propri desideri e i propri bisogni, come mettiamo al centro i nostri clienti, i nostri stakeholder. È una cultura che si basa soprattutto sulla valorizzazione delle relazioni umane all'interno dell'azienda, ma non solo. AXA Italia vuole reinventare il modo di lavorare all'interno del settore assicurativo, implementando una cultura aziendale basata soprattutto su due concetti fondamentali, il trust e la performance. Con azioni concrete, quali ad esempio lo smart working, lo smart place e la parental policy. Partecipare alla ricerca ci fa pensare che gli investimenti messi in atto per sviluppare una cultura aziendale porta sicuramente buoni risultati. Per Philips, quanto è emerso da questa ricerca è il risultato dei progetti come lo smart working, un percorso di leadership inclusiva, i flexible benefits, implementati a seguito della realizzazione del bilancio del capitale umano nel 2014. La ricerca è stato un importante momento di feedback qualitativo delle persone, dove sono emersi i nostri tratti caratterizzanti. Primo tra tutti, con nostra grande soddisfazione, la credibilità, che deriva da una coerenza percepita tra le nostre parole e le azioni che realizziamo. Questo aiuta a sviluppare una cultura della fiducia che a sua volta crea engagement e responsabilizzazione nelle persone. Lo sviluppo professionale spesso inizia da neolaureati ed è guidato dalle persone ed è agevolato da uno stile di leadership partecipativo che a sua volta è privilegiato da una struttura organizzativa networking piuttosto che gerarchica. Un altro punto di cui siamo molto orgogliosi è come viene vissuta la maternità in azienda, cioè come un'esperienza positiva ed arricchente per le nuove competenze che si vengono a creare. Noi, come altre aziende che hanno partecipato alla ricerca, stiamo pensando di utilizzare questi risultati per sviluppare una campagna di comunicazione interna dove saranno le nostre persone ad essere role model dei nostri valori.